Sì, oggi vi volevo parlare di schema.org o schema.org, e perché è importante. Questa è l'outline della presentazione dove vedremo all'inizio un po' di contesto, quindi l'ambito in cui ci muoviamo, inquadriamo il problema, quindi a cosa andiamo a rispondere. Poi vedremo schema.org, con un esempio e anche una strategia di implementazione prima di vedere dei key takeaways finali. Quindi il contesto, allora ovviamente il contesto più ampio è la SEO, quindi Search Engine Optimization. La necessità è un po' quella, insomma, di chiunque abbia un sito, ovvero voi avete qualcosa, che di solito quel qualcosa è del contenuto, che volete veicolare a qualcuno. Qual è il problema? Il problema è che prima, diciamo prima, non recentemente, questo contenuto voi volete veicolarlo, diciamo, a esseri umani in un mercato che è fisico. Adesso gli altri sono delle macchine, dei calcolatori, non che voi dobbiate andare a vendere le cose ai calcolatori, ma ci sono comunque di mezzo dei calcolatori, e quindi il mercato si è spostato nel digitale. Perché questo è un problema? Perché c'è questo fenomeno che si chiama semantic gap, che sicuramente molti di voi avranno già sentito, per cui si verifica quando voi parlate di una cosa con qualcuno e non avete un contesto condiviso per descrivere quella cosa. Okay? Sembra una cosa un po' complessa, però se voi pensate a quel qualcuno come una macchina, voi state parlando di qualcosa e la macchina deve capire. Ok? Quindi come facciamo quindi ad andare oltre il semantic gap? Schema.org. Quanti di voi hanno già sentito parlare di schema.org? Oh, caspita, ok. E quanti di voi lo usano? Ok, quindi boh, a occhio sembra tipo una metà rispetto a chi ne ha sentito parlare. Anche tu, ok. Sì, ad entrambe le domande, questa è una citazione. Quindi, che cos'è? Anzi, prima di dirvi che cos'è, vi volevo fare vedere un esempio di schema e mi sposto qua. Non so se siete mai andati a vedere, prendiamo una pagina web come questa, se voi andate a vedere il codice sorgente, ad un certo punto si vede abbastanza. Trovate, no? Aspetta, difficilissimo con una mano. Ok, quindi questo è schema, è uno schema, appunto espresso, poi vediamo con una certa sintassi, che viene renderizzato, che viene messo in output, in questo caso nell'header, e potrebbe essere nel footer. Per cui torniamo alle slide. E vediamo un po' la definizione. Questa è la definizione di schema che troviamo sul sito, che è schema.org, ovvero è uno sforzo collaborativo e aperto nel mantenere quello che è un vocabolario condiviso che i webmaster utilizzano, possono utilizzare per annotare i siti web. Adesso andiamo a vedere tutte le parole in corsivo, in bold. Sì, si vede il bold. A cosa si riferiscono? Collaborativo perché nasce da uno sforzo congiunto da questi che sono i quattro più grossi motori di ricerca, Google, Bing e Yahoo, molti li conoscono, immagino, Yandex magari un po' meno, ma è il motore di ricerca più utilizzato in Russia. È aperto perché comunque tutti i cambiamenti, le modifiche, le estensioni, le discussioni avvengono in forum pubblici. Inoltre, se voi volete contribuire a schema.org, c'è un repo GitHub di schema.org aperto con tutte le varie, ovviamente, regole per contribuire. E ci sono, tra l'altro, diverse comunità di pratica all'esterno di quella che è l'organizzazione core, diciamo, di schema.org, che si occupano di estensioni specifiche dello schema. Mi ricordo, ad esempio, diciamo a marzo 2020, appena era scoppiata la pandemia,
che c'è stato uno sforzo da parte di non mi ricordo quante persone coinvolte a livello di medici, a livello di biologi, così, per formalizzare lo spreading, diciamo, del Covid attraverso schema.org. C'è ancora la come si chiama, l'estensione. Non va più. Ok. Vocabolario condiviso, perché ci sono 797 tipi, ora non vi sto a leggere tutti i numeri, ma come vedete ci sono tantissime entry in questo vocabolario, che sono divisi tra tipi, proprietà, tipi di dati e enumerazioni. Quelli più importanti sono fondamentalmente i tipi e le proprietà. Per tipi intendiamo tipo sinonimo di entità, di ente, di classe, di concetto, da chi viene dal mondo delle ontologie. Non so se qualcuno qui ha avuto a che fare con ontologie. No, alzi la mano chissà cosa è un'ontologia usata. Ok, cioè 6 persone, va bene. comunque, voi avete un qualcosa di reale, non so, un oggetto, una bottiglia o così, quella è un'entità, un tipo di qualcosa, no? Che poi viene specificato in qualcosa di unico, attraverso che cosa? Attraverso le proprietà. Quindi, attaccata ad un'entità, voi avete delle proprietà che, attraverso i valori che assumono, specificano quell'entità nella realtà. Ok, questo diciamo, è un po' un approccio appunto ontologico alla formalizzazione del reale. Quindi i tipi di dati sono i soliti più o meno, quindi sono interi, sono stringhe, sono data nel senso di giorno, ora, eccetera, eccetera. E le numerazioni non sono particolarmente interessanti da vedere, ma questo è interessante da vedere, ovvero una rappresentazione grafica delle entità, della gerarchia dei tipi, diciamo, che potete trovare su schema, che è anche browsabile, navigabile, come possiamo dire, ed è abbastanza esplicativo di quanto sia profondo, diciamo, il vocabolario di schema. Vedete che praticamente il cerchio, quello interno, è l'entità cosa, quindi qualsiasi cosa è una cosa, è un po' tautologico, no? Che poi va a specificarsi piano piano sempre di più, andando nelle porzioni di cerchio esterne. Ad esempio, una cosa può essere intangibile, piuttosto che un'organizzazione, un'opera d'arte, un'opera creativa, come si può dire, insomma, e così via, andando a cose davvero molto specifiche. Torniamo. Qual è il target audience di questo schema? Dividiamo tra produttore e consumatore, ovvero, come abbiamo visto, il produttore dello schema è il webmaster. È facile, attraverso schema, diciamo, da un certo punto di vista, annotare, ovvero arricchire. Annotare qua si intende arricchire semanticamente le vostre pagine web, perché la sintassi è comunque capibile sia dal calcolatore sia dall'essere umano. Sono supportati 3 tipi principalmente di sintassi. Quello più utilizzato è JSON-LD, per cui se devo stare fermo. Ok, se voi avete un po' di esperienza con JavaScript, JSON è comunque capibilissimo, e quindi è appunto sia machine friendly che human friendly. Quella che si chiama entity reconciliation è uno sforzo condiviso, ovvero, che cos'è l'entity reconciliation? Voi potete, attraverso pagine web diverse, magari descrivere la stessa cosa, ok? Dovete fare in modo che il calcolatore capisca che quella è la stessa cosa. In questo caso, da una parte, voi avete il calcolatore che, attraverso le proprietà che voi esprimete con schema, riesce, da un certo punto di vista, a ricostruire questa entity reconciliation. Dall'altra, voi avete delle proprietà come same as, per cui potete esplicitamente dire: ok, questa cosa è uguale a quest'altra. E un'altra cosa non indifferente, diciamo, dal punto di vista di chi deve sviluppare questo schema, è che voi potete aggiungere complessità per iterazioni successive. Cioè, non è che dovete produrre tutto lo schema che descrive alla perfezione la vostra pagina web. Potete andare a raffinarlo piano piano, prima mettendo l'entità principale, aggiungendo le altre ancillarie e così via.
lo stesso discorso per le proprietà dell'entità. Dal punto di vista dei consumatori, diciamo, possiamo dire che il consumatore principale è Google. Google spinge tantissimo per schema.org, non solo per quelli che sono i rich results, i rich snippets o il knowledge graph di Google, perché molti conoscono schema perché vi permette di avere nel risultato della ricerca il rich snippet, ok? È per quello, ma non è solo per quello. Tantissime delle funzionalità più recenti di Google, come ad esempio la multi-search o piuttosto la ricerca su shop, utilizzano schema per capire, per migliorare i risultati di ricerca, che sono sempre più interattivi, tra l'altro. Però quello che è anche molto importante è che structured data, dati strutturati, viene usato come sinonimo di schema, quindi schema, dati strutturati. Se voi arricchite le vostre pagine web con dei dati strutturati di qualità, potete avere accesso a una platea più ampia. Cosa vuol dire questo? Google fa molto caso a come voi, a se generate lo schema, come lo generate, la qualità del vostro schema. Ci sono penalità, ad esempio, per chi utilizza lo schema in maniera impropria, e quindi è, diciamo, una cosa molto pesante dal punto di vista della SEO. Se lo usate, dovete usarlo bene. Ultima cosa, sempre più spesso lo schema associato ad una pagina viene utilizzato come sorgente della verità per Google. Questo cosa vuol dire? Voi state vendendo un prodotto su Google Merchant. Quel prodotto ce l'avete anche sulla vostra pagina web. Nella vostra pagina web avete la quantità, ad esempio, disponibile di quel prodotto. Google Merchant viene aggiornato con la quantità che voi esprimete con schema. Ok? Quindi è come se Google davvero utilizzasse voi come fonte di verità. Quindi Google, ma non solo Google, anche Facebook, Pinterest, Instagram, altre piattaforme utilizzano comunque schema.org per capire dove posizionare i vostri contenuti, se posizionarli, a chi farli vedere e come farli vedere. Un esempio di schema. Qua possiamo vedere una pagina web di un sito sulla sovranità alimentare che sto sviluppando. Questa è una pizza all'ananas. Grazie. E come vedete è una pagina molto semplice. Voi avete un titolo, è un post in un blog, avete un titolo, avete un'immagine e avete un po' di dati relativi all'immagine. Adesso, secondo voi, diciamo, cosa dovrebbe esserci in questo schema di questa pagina? Di solito la risposta è, deve esserci descritta l'immagine. Ora, andiamo a vedere, mi devo spostare di qua per forza. E mi sto facendo odiare per questa cosa che continuo. Ah, è vero, non ci si può collegare, no, mi devo collegare con lo smartphone. Scusate, perché volevo farvi vedere la generazione dello schema. Ma non potevo farlo prima. Ok, vediamo se ci riusciamo. Quindi, io adesso utilizzerò uno strumento per la validazione e la visualizzazione di uno schema. Questa è la descrizione con JSON-LD dell'immagine, ok? Se voi chiedete di validare questo schema, lo schema valida, visualizziamolo, e quell'unico nodo è effettivamente quell'immagine, ok? Con dentro le informazioni che gli avete messo, che sono queste qua. Ora, è davvero sufficiente? Voglio dire, lo schema è valido, perché viene validato, non ci sono errori, se no sarebbero segnalati. Questo schema ha un senso? In realtà non molto, perché in quella pagina non c'è solo l'immagine, ok? C'è tutta un'altra serie di informazioni. Ad esempio, questa immagine è in una pagina web, ok? Quindi noi prendiamo la nostra pagina web,
e l'aggiungiamo qui. Chiudiamo. Ok, ora abbiamo un'immagine e una pagina web, però uno sta da una parte e l'altro sta dall'altra. Dobbiamo in qualche modo creare un collegamento per far capire alla macchina che quell'immagine è all'interno di quella pagina web. Come si fa? Si fa attraverso gli ID degli oggetti, ovvero qua vedete che c'è l'ID del primo oggetto immagine. Noi prendiamo l'ID da qui e diciamo nella web page. Image. Ops, difficilissimo, una mano sola. Okay. A questo punto abbiamo creato un link tra la pagina web e l'immagine, dicendo che questa immagine è parte di questa pagina web. Quindi una cosa molto importante di schema è la realizzazione, perché siamo andati strutturati? Perché voi effettivamente create una struttura, cioè non stiamo solo aggiungendo dei metadati, appiccicando dei meta tag. Ok, qua stiamo facendo tutta una ragnatela, diciamo, di collegamenti tra oggetti, tra elementi che descrivono in una maniera abbastanza specifica una pagina web. E possiamo andare avanti, ovvero è vero che c'è una pagina web, la pagina web fa parte di un sito web. Ok, quindi possiamo aggiungere il sito web, per cui ve la faccio un po' più corta, prendiamo tutto lo schema e alla fine noi abbiamo una rappresentazione di questo tipo di quella pagina web molto semplice, ovvero abbiamo l'immagine che fa parte della pagina web fa parte di un sito è pubblicato da una persona che ha il mio nome, c'è la mia immagine del gravatar e così via. Quindi vedete che è vero che è semplice schema dal punto di vista sintattico, comunque potete semplicemente produrlo, ma dovete tener conto di tante cose se volete che sia effettivamente espressivo. Ok? Torniamo alla presentazione. Quindi fortunatamente, visto che ve l'ho fatto vedere in quel modo, possiamo saltarci tutta questa parte che mi ero creato di backup nel caso non andasse la rete. Quindi, come si fa a capire cosa mettere dentro, quali entità, quali proprietà dare all'entità? Ci sono dei siti web da cui potete partire. Quello, secondo me, più utile è Google General Structured Data Guidelines, che sono effettivamente delle linee guida anche qualitative su come produrre uno schema che abbia senso, tra virgolette, nel senso che uno potrebbe dire sì, che abbia senso per Google, ok? Ed è effettivamente vero. C'è la Search Gallery, che quindi è una gallery di pezzi di schema, quindi come la web page, come l'image, come il website, eccetera, eccetera, dove Google vi definisce quali sono le proprietà specifiche che si aspetta che voi specifichiate, scusate il gioco di parole, e quali sono le proprietà, diciamo, opzionali. C'è anche il reference su schema.org, però questo è per un utilizzo avanzato, nel senso che voi avete tutte le 700 e spacca entità con tutte le 1000 e spacca proprietà e sta un po' a voi capire cosa mettere dentro, cosa no. Ci sono degli strumenti a supporto molto utili come quello che ho usato adesso, che è questo qui, è ottimo sia per visualizzare che per validare. 10 minuti, ok? È molto veloce e c'è appunto quell'interessante rappresentazione a grafo che potete navigare. Questo è il tool di Google che vi permette come plus, diciamo, di specificare se, scusate, che vi permette di capire se la vostra pagina supporta i rich snippets, i rich results, e poi c'è il validatore, quello ufficiale di schema.org, se diciamo volete la cosa proprio ufficiale. In ultimo, volevo farvi vedere una strategia di implementazione, che è una strategia di implementazione, questa è quella che usiamo noi a Yoast per produrre lo schema.
un po' più semplificata perché, insomma, per motivi di tempo. E prima di tutto vorrei farvi, diciamo, una carrellata di quelle che sono le classi, gli oggetti che utilizziamo, ovvero c'è un oggetto context dove ci sono dentro tutti i dati del contesto, appunto, relativi ad una pagina, relativi ad una sessione, relativi ad una pagina web. Da lì, diciamo, noi prendiamo tutte le informazioni che poi andiamo a passare a tutto il resto della procedura. Abbiamo delle classi presentazione e presenter, che la presentazione adesso, quanti di voi sono sviluppatori, giusto per capire? Ok, quindi, cioè, non sto parlando ad una platea, ok? Quindi l'oggetto presentation rappresenta un modello, un model, parliamo del paradigma MVC, Model View Controller. Il presenter consuma una presentation e implementa questo metodo present che appunto inizia il consumo della presentation. Abbiamo tutta una serie di generator che permettono di generare diversi pezzi che noi andiamo a inserire nell'header del vostro sito. Lo schema è uno dei tanti, se no c'è anche Open Graph ad esempio. E poi abbiamo l'oggetto schema piece che si occupa di generare ogni singolo pezzo dello schema. Per pezzo intendo la pagina web, il sito web, la persona, l'immagine, ok? I tipi del vocabolario. E entrambi implementano appunto il metodo generate, ma in più schema piece implementa il metodo isNeeded, che è quello che decide se quel pezzo di schema ha senso che sia prodotto per quella pagina web. Ad esempio, se voi avete una pagina web senza immagini, di certo non andiamo a produrre lo schema piece dell'immagine. Si vede bene? Sì. Tutta questa cosa, tutto questo ambaradan, come funziona? Allora, quella che è la source of truth nostra è il context, dove vedete ci sono il titolo della pagina, la descrizione, l'URL, tutto questo genere di informazioni, se ci sono delle immagini. Lo schema presenter quindi prende anche, cioè sia lo schema presenter che generator che piece generator prendono tutti dal context queste informazioni, inizia a generare lo schema andando a chiedere quali sono i pezzi che devono essere generati in uno schema generator. Come viene deciso? Utilizzando quel metodo isNeeded, ok? Quindi si fa un bel ciclo, si mettono i generator, gli schema piece generator che vengono utilizzati in quell'array graph in schema generator, e poi si cicla uno per uno e si richiama il metodo generate per ognuno di questi, ok? E questa fondamentalmente è in due minuti la nostra strategia di implementazione di schema. Key takeaways sono pochi, sono semplici, ovvero schema.org abbiamo visto che permette di colmare questo fenomeno del semantic gap, è già importante perché comunque è già anni che viene prodotto, che viene raffinato da Google. Se voi andate su developers.google.com, loro mensilmente pubblicano delle informazioni su cosa hanno aggiunto, cosa hanno modificato. Negli ultimi come minimo 2 anni voi vedete una quantità notevole di aggiornamenti relativi a schema, quindi questo è simbolo che Google sta effettivamente spingendo, sta effettivamente investendo tantissimo su schema. Appunto, lo si vede anche dalle funzionalità più recenti che consumano gli schemi. È molto più dei rich snippets, come abbiamo visto. Non è solo per Google, perché appunto anche altre piattaforme consumano schema e è abbastanza pensabile, diciamo, che sempre più piattaforme lo utilizzeranno. È semplice da capire, spero, nel senso che non è scritto con un linguaggio di programmazione astruso, astratto. Vedete, se volete specificare un'immagine, voi utilizzate la proprietà image e poi gli date l'informazione che vuole. Quindi è difficile, però, diciamo, è semplice da capire, ma è difficile farlo bene, bene inteso come farlo in maniera espressiva, farlo in maniera che effettivamente rappresenti il contenuto che voi volete che rappresenti. Grazie. Grazie, grazie. Paolo Scala.
Paolo, qualcosa per te da World Capitalia? Grazie di essere venuto. Vediamo se ci sono due o tre domande. Abbiamo qualche minuto, ma prima di tutto un applauso per il tecnico che è dietro di camera. Mi scuso. Allora, due domande, non da host, due domande. Ho visto. Ciao, grazie. Intanto volevo sapere se nella definizione dello schema va tutto sempre localizzato sulla pagina, cioè tu hai usato per esempio l'ID, si può utilizzare un ID di un oggetto che è stato per esempio definito in un'altra pagina? No, deve essere No, tutto in quella. adesso è tutto su una pagina e quello è effettivamente una grossa limitazione, perché tu in ogni pagina devi specificare chi è il publisher, qual è l'avatar del publisher, cose che non sono strettamente specifiche a quel contenuto, ma se tu vuoi che vengano veicolate, ad esempio per fare il knowledge graph, tutte le pagine devono averlo. Ok, ho un'altra domanda qui, la tengo io. Ringrazio ancora Paolo per questa cosa perché questo protocollo è veramente importante e ci tengo ancora a ringraziare per rendere partecipi tutti quanti su questa cosa. Soprattutto non è che ce lo siamo inventati adesso questo protocollo, cioè lo usa il New York Times, la WWF, l'UNESCO, insomma è veramente una cosa che tutti i grossi stanno iniziando ad adottarlo. Manchiamo solo noi e soprattutto è per entrare a far parte di un universo più grosso, interconnesso. Se conoscete Wikidata, è il più grande, potente, collaborativo in pubblico dominio, database sulla conoscenza dei linked data. E noi che realizziamo siti web, realizziamo fonti per i progetti Wikimedia e solo grazie a questi protocolli sono facilmente interoperabili e accessibili. Quindi, cioè, solo no, però sono i principali strumenti. Quindi ringrazio davvero per questo tema e perché è veramente una cosa che è importante. Grazie. E poi sono Grazie. contento. Un'altra domanda qui. Scusa, schema deve essere compilato a mano? Ci sono dei tool e quanto incide sul risultato del ranking di Google? Allora, puoi compilarla a mano. Di solito si usano dei tool, ad esempio, beh, ci sono tanti tool che lo fanno. Yoast. No, beh, diciamo che. No, esatto, non sto facendo particolare pubblicità perché la parte, cioè il plugin gratis lo fa. Sì, assolutamente. E quanto incide, diciamo che non posso darti un valore, diciamo, però, come dicevo, è molto tenuto in considerazione da Google e viene caldeggiato anche dall'interno di Google l'utilizzo di schema. Soprattutto in maniera corretta, perché ripeto, se lo utilizzi in maniera non scorretta, ma magari anche con il dolo, cioè tu dici che questa pagina è su qualcosa che invece non è come si faceva ai tempi con le keywords, che c'era il keyword stuffing, no? Rischi di essere blacklistato da Google e quindi il tuo sito per tot tempo non viene proposto come risultato di ricerca. Però è abbastanza importante, ti direi, non posso darti un valore, non so neanche se sia possibile calcolarlo, ecco, un valore del genere, ma è sicuramente una roba da tenere sempre più in considerazione. Sì, ma per carità, anche cioè, se tu vai con un validatore qualsiasi, quello sì, ma il fatto di quanto pesa lo schema nella SEO non si può dare un valore, capito? Anche tra l'altro, anche noi come io. Perché è una cosa, cioè, soggettiva, molto difficile da quantificare, ecco. Ok, vediamo se c'è un'ultima domanda. No? Ok, grazie Paolo. Grazie a voi.